Diverso. Oggi ovviamente sentirò dalla voce degli imprenditori le difficoltà che questo territorio ha avuto negli ultimi 2 anni post ovviamente crollo del ponte Morandi, ma anche le ricadute da coronavirus su questo tessuto produttivo che è incentrato sul terziario, sulla logistica, sui trasporti, sulla portualità, sulla croceristica, sul turismo, tutti i settori che ovviamente almeno in gran parte hanno subito un forte rallentamento sia per le questioni infrastrutturali liguri che ovviamente per il Covid, penso ad esempio a tutta la croceristica e al settore del turismo. Quindi cercheremo di affrontare assieme le esigenze, le criticità, le fragilità dei sistemi produttivi liguri e assieme cercheremo anche di trovare le risposte più adeguate dal punto di vista di quello che può fare il governo, anche per capire che se quello che abbiamo fatto parzialmente almeno ha avuto un ritorno e una ricaduta sulle imprese. C'è una questione aperta. Il PIL nazionale è in forte ribasso, in Liguria non fa eccezione anche per il riferimento che lei ha fatto alle infrastrutture. Come vede la situazione della Liguria dal suo punto di osservazione e che cosa si può fare come sviluppo economico? Innanzitutto non soltanto il PIL dell'Italia e Ligure ha avuto un crollo, letto i dati europei, sono in molti casi peggiori anche di quello italiano. Temo che peraltro anche a livello globale le ricadute del coronavirus saranno drammatiche non per i prossimi mesi ma per i prossimi anni. Io credo che la prima cosa che deve accadere perché riparta l'economia e soprattutto legata ai settori che dicevo prima che sono di particolare interesse della Liguria, dobbiamo ricominciare a essere in grado di vivere in una normalità in quella normalità però c'è la presenza del virus. E penso che le crociere possano ripartire con alcune modalità, il ministro De Micheli se ne sta occupando in questi giorni, dovrebbero esserci 4 navi che ripartono a breve nella croceristica ed è un segnale positivo di un inizio, di un nuovo percorso. Io credo che l'inaugurazione del ponte andrà a migliorare la situazione trasportistica dell'intera Liguria. Io credo che siano necessari interventi di messa in sicurezza idrogeologico perché questo territorio ha subito più di tanti altri molto spesso dei danni da alluvioni o da situazioni meteorologiche impegnative ma che hanno creato molti danni e quello può portare lavoro, può portare economia. In generale ritengo che ci siano delle occasioni che oggi possiamo mettere in campo con l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund, con i progetti che il governo sta mettendo in piedi per utilizzare i tanti soldi che arriveranno dall'Europa. Credo che questo territorio sia anche molto pronto a quel salto di innovazione, quel trasferimento tecnologico che finalmente dovrà essere completato nel nostro paese, che va a toccare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà di accedere all'innovazione. Questa è una città un po' simile alla mia, io sono triestino, siamo da una parte all'altra dell'Italia, abbiamo molte similitudini anche nell'approccio all'impresa, nella voglia di innovare e di mettersi al lavoro ogni volta che succede qualcosa che non va. ArcelorMittal, i sindacati lamentano il fatto che non è arrivata ancora una convocazione, un confronto con il Sudicastero in particolare, e poi c'è la questione che era stata rilanciata tempo fa sulla sostituzione di un impianto ad idrogeno, ma lì sarebbero tempi lunghissimi, 15 anni, nel frattempo che cosa si fa? Guardi, per quanto riguarda le convocazioni dei tavoli, io ricevo ogni giorno richieste di convocazione di tavolo, ma io convoco i tavoli quando ho novità da comunicare o scelte da fare assieme alle parti sociali. Convocare un tavolo tanto per non credo che sia di utilità per nessuno. C'è in questo momento, come tutti sanno, un percorso che deve portare a due diligence che in Italia ha chiesto e ovviamente ottenuto da parte di AMI per capire quanto vale AMI, per capire se la dotazione che Invitalia ha già in pancia in qualche modo implica quale percentuale di acquisizione della società, e credo che in quel momento, quindi penso a settembre, sarà il momento in cui ci confronteremo con le parti sociali sul percorso da svolgere. Quanto parlo di idrogeno a Taranto, io non mi riferisco alla questione della produzione siderurgica di idrogeno, l'ho già chiarito più di una volta. Pensare al
la produzione siderurgica di idrogeno significa avere una prospettiva di 10 anni, 15 davanti. Io quando parlo di Taranto Hub dell'idrogeno parlo della necessaria alternativa produttiva che dobbiamo creare per quell'area perché ci sia una salvaguardia occupazionale. L'idrogeno è una sfida che l'Italia non può non accogliere, che non può rifiutare di accogliere, anzi deve vincere. Dobbiamo essere chiari con l'Europa e chiedere che vengano fatte delle agevolazioni per la produzione di idrogeno dall'elettrolisi del fotovoltaico, non da eolico, perché per noi questo sarebbe un problema, e Taranto può diventare veramente un hub dell'idrogeno di ricerca, sviluppo, stoccaggio e distribuzione. Ministro, prego. Rimaniamo un attimo su IVA. Da qui all'idrogeno, come il governo, che tipo di progetto industriale ha? Cioè, che tipo di tecnologia, quanta produzione e quanto più? C'è un accordo del 4 marzo che ha all'interno un piano industriale su cui sfidiamo Mittal a realizzarlo. Quello è l'accordo su cui si sta confrontando in Italia con ArcelorMittal e prevede una serie di cose che sono state comunicate già dal 4 marzo. Io credo che però bisogna fare una riflessione molto importante sul futuro dell'area caldo a Taranto, però adesso dobbiamo lasciare che Invitalia e AMI verifichino le effettive volontà di Mittal sul sito di Taranto. Quello che adesso, guardi, ho già detto chiaramente che non è più che pensabile rivedere le scene del 4 luglio con quei polveroni che si alzano, invadono la città di Taranto e tutta un'area della Puglia. Il futuro non può essere il carbone. Può pensare, secondo lei, di rivedere l'accordo di programma di Genova nel caso in cui non aumentasse l'occupazione? Una strada che più volte ha in qualche modo auspicato il sindaco Bucci, che qualcun altro prenda quelle aree. Si potrebbe rivedere quell'accordo? Si potrebbe rivedere l'accordo di programma, dipende tutto dal quadro complessivo che si crea attorno allo stabilimento. Questo è prematuro dire oggi. Lei ha annunciato che la crisi, ha previsto che la crisi sarà drammatica in vista dell'autunno. Quali saranno le misure principali che metterà in campo il governo? Beh, in questo momento stiamo dibattendo sull'ultimo scostamento che sarà in parte assorbito sulla proroga della cassa integrazione e dei blocco dei licenziamenti, quindi un importo impegnativo attorno ai 12 miliardi. Stiamo realizzando i dettagli del fondo automotive che verrà implementato con circa 400-500 milioni. Stiamo pensando a una forte iniziativa di sostegno alla domanda, perché in questo momento le attività produttive sono aperte, ma producono per il magazzino, perché se nessuno compra ovviamente si produce per il magazzino, e quindi stiamo valutando assieme agli altri ministri una misura impegnativa e di forte stimolo alla domanda, così come stiamo pensando a alcune misure specifiche con il ministro Franceschini sulla parte del turismo, quindi le attività recettive, e con la ministra Bellanova su tutto il settore della ristorazione e l'oreca in generale. Quindi stiamo lavorando su questi fronti. Io credo che pensare di riproporre bonus o fondo perduto in questo momento sia difficile da un lato e forse inutile dall'altro. Credo che bisogna dare invece alle attività che producono la possibilità di vendere ciò che producono. E l'automotive, solo l'elettrico o anche gli Euro 6? No, l'automotive sarà sulla base dell'emendamento che il Parlamento ha fatto al decreto rilancio, quindi ha individuato le fasce di emissione da in qualche modo incentivare, che va a 0,20 la prima fascia, 21,60, 61,95, 96,110, parliamo di grammi di CO2 a chilometro. Sulla base di quello schema ci sarà uno sfrazionamento del fondo, stiamo lavorando ai dettagli della misura. Grazie. Grazie.